un conto ovviamente, abbiamo detto il fronte spesa inerente alle bollette, all'emergenza energetica che c'è, altro vorremmo finalmente, no? Stipendi un po' più pesanti e Sì, al di là come. degli stipendi un po' più pesanti, Alternativa per l'Italia propone alcune misure. Forse siamo un po' una voce fuori dal coro, ma Quale? innanzitutto vorremmo, le pensioni minime, sia di vecchiaia che di disabilità, innalzate a 1.000 euro netti mensili, perché sia, diciamo, una persona che, per qualche motivo non ha lavorato tutta la vita, per cui non è riuscita a versare i dovuti contributi, o comunque anche le persone disabili, 300 euro di pensione di invalidità sono non una vergogna, ma sono un affronto alla loro dignità. Le persone disabili, esattamente come tutti gli altri, hanno diritto ad una vita dignitosa e con 300 euro al mese non ci fanno assolutamente nulla, per cui 1.000 euro al mese sia pensioni di vecchiaia che di disabilità. E questa è la prima cosa. Un'altra misura che noi proponiamo al posto del reddito di cittadinanza è un sostegno alle giovani coppie per... Cioè, il reddito di cittadinanza lo terreste e in più No. far. Ah, No, ok, lo un'alternativa. toglieremmo e daremmo invece dei sussidi, degli incentivi, delle misure a sostegno dell'autoimprenditorialità, soprattutto per i giovani sotto i 40 anni, in modo che si combatte la disoccupazione, però si dà anche nuovamente fiato al tessuto, economico dell'Italia.